Sei stato via per un bel po'? Leonardo è un chiacchierone. Ah, lo so. Ma confido che non abbiate solo parlato. Notevole. Non sai quanto garba a me? Io ti ho donato l'abilità. Leonardo ti ha dato la lama. Ora non ti resta che agire. Dove posso trovare Uberto? Secondo le mie ragazze, stasera assisterà alla presentazione dell'ultima opera del Verrocchio, presso il chiostro di Santa Croce. Veglia su mia madre e mia sorella mentre sono via. Sicuro, Ezio. Come se fossero le mie. Uberto Alberti, fidato amico della famiglia Auditore. Stando ai libri di storia, quest'uomo era un santo. Fece condannare omicidi, stupratori, peggiori criminali. Era uno dei migliori avvocati d'Italia e vinse tutte le cause, nonostante negli studi fosse un autodidatta. Ho trovato un accesso secondario al server del database dei Templari e l'ho setacciato in cerca di una prova. L'ho trovata. Pare che la famiglia di Uberto fosse stata sfrattata dalla banca dei Medici. Da allora Uberto covò propositi di vendetta e i Templari promisero di appoggiarlo. Il padre di Ezio costituiva un ostacolo e Uberto era geloso del suo ascendente sul governo fiorentino. Insomma, due piccioni con una fava. Sembra che Uberto avesse sfruttato la sua posizione all'interno della signoria come un'opportunità per colpire. Ehi, chi è quello? L'uomo mi pare stranamente familiare. Ma com'è possibile? Oh, che scena orribile! Non ho pagato i miei debiti, così ho perso il mio figlio. E poi mia moglie è scappata con nostra figlia! E i miei soldi! Ancora questa storia. Hai oltrepassato ogni misura, Uberto. Senti chi parla di misure. Tu, che ti sei incoronato Lorenzo de' Medici, principe di Firenze. Questo non è vero. Certo che no. Sempre innocente. Comodo, eh? Almeno adesso sappiamo fin dove puoi arrivare. Cioè a dire, da nessuna parte. È stata una preziosa lezione per me e i miei alleati. Sì, i tuoi alleati, i pazzi. È di quei cani che si tratta, vero? Bada alle tue parole, Lorenzo. Potresti attirarti attenzioni indesiderate. Ah.
Tutti non siate timidi, voglio solo aiutarvi. Cercate di tenerli occupati. Sarà lo sgarro di qualche nobile. Ah, ma cosa gli faccio io alle femmine? Buonasera, gonfaloniere. Buonasera a voi. Mi auguro che vi stiate divertendo. Sicuro. Una piacevole distrazione da questa brutta faccenda della famiglia Alta. Dire che un tempo consideravo Giovanni come fratello. Non è colpa vostra. Come potevate immaginare ciò che tramava? Io dico di cancellare il nome di quel traditore dagli annali. Che la storia ne dimentichi l'esistenza. Sì, tu... Tu avresti fatto lo stesso per salvare coloro che ami. Sì, certo. E l'ho fatto. Gli auditori non sono morti! Io ci sono ancora! Io! Ezio! Ezio Auditore! Assassino! Devo dire qualcosa alla tua donna! Forza, ragazzi! Ricordate l'addestramento! Avanti, amici! Ora non puoi stare qua su. Che ci fai qui? Sono messi qua su. Giorgio, provaci! Fallo per me! E qui non si passa. Eccolo! Presto, prendiamolo! Sì! La vostra fine è vicina! Solo per voi la bellezza, l'onestà e l'esperienza. Che abbigliamento bizzarro. Sarà meglio che non vada in cerca di... Cosa nasconderà se... Laggiù, eccolo! Attento!